Siamo al chilometro 20 di gara e vediamo che ci sta provando un atleta, Luca Iavazzo, che prova ad uscire dal gruppo in questo momento. Iavazzo con insieme un atleta della formazione della Empolese, si tratta di Alessandro Fiore. Iavazzo e Fiore provano a uscire dal gruppo, gruppo che in questo momento lascia andare, sembra poter andare via, quindi questo duo di corridori. Iavazzo che ha fatto una buona, devo dire, è in buona condizione perché ha fatto anche un buon piazzamento nel circuito di San Giuseppe, nella giornata azzurra dedicata alla categoria esordiente, al mattino degli esordienti del secondo anno, dove è riuscito a entrare nella fuga col compagno di squadra di Riccio, e oggi è di nuovo protagonista qui a Donoratico con Fiore, l'atleta della formazione della Empolese. Iavazzo e Fiore, due atleti al comando in questo momento, si volta ancora Iavazzo a controllare la situazione, l'atleta del team Balnievole, aspettiamo dietro il gruppo e vediamo che cosa succede. Sono gli atleti di casa della Donoratico, arriva anche Daniel Elisac, fresco vincitore del titolo provinciale lucchese, e a fare l'andatura davanti al gruppo c'era Leone Lisorini della Unione Ciclistica Donoratico, che stava facendo l'andatura, ma vediamo che il gruppo si ferma. Anche Giulio Dani nelle prime posizioni del gruppo sportivo Villanova, gruppo che si allarga, prende tutta la sede stradale, quindi vantaggio che può salire, vantaggio che può veramente salire. Siamo al 25esimo chilometro di gara, sempre i due atleti, e occhio perché il vantaggio è veramente aumentato, ci viene segnalato un vantaggio di una cinquantina di secondi, quindi occhio perché non manca tanto all'arrivo, non manca veramente tanto. Stanno andando d'amore e d'accordo i due atleti al comando, Luca Iavazzo del team Valdinievole e Alessandro Fiore dell'Unione Ciclistica Empolese, seguiti dalla moto in formazione di Sandro Manzi. Vediamo, rilancia l'azione il corridore del team Valdinievole, Luca Iavazzo, che prova a staccare il compagno di avventura, provando anche da solo all'arrivo. Ovviamente sarebbe meglio andare via in due, anche se il vantaggio è buono, perché 50 secondi non sono veramente da sottovalutare. Vediamo che ora Iavazzo è riuscito a rientrare Fiore, sempre la moto di Sandro Manzi alle spalle dei due battistrada. Vediamo che ora sono le maglie della formazione della Coltano Grube Costruzione, è Duccio Kovac a fare l'andatura in testa al gruppo, con Guidi che sta proteggendo probabilmente l'azione del compagno di squadra Iavazzo. Chiaramente il team Valdinievole non tirerà un metro, mentre Kovac sta provando l'azione. 50 secondi, come detto, confermiamo quindi il vantaggio, 50 secondi, il team Valdinievole ovviamente a proteggere l'azione di Iavazzo. Kovac, un primo anno che sta cercando di far rientrare davanti, strano che Kovac non sia riuscito, lui che ci ha provato sin dalla prima gara a rientrare nella fuga davanti, ci aveva provato con Agnini, si era riformata la stessa situazione del giorno di Pasqua quando Kovac riuscì a portare via la fuga. Siamo con le immagini filmate a 3 chilometri all'arrivo, 3 chilometri all'arrivo con i due battistrada, con Iavazzo e con Fiore, se ne sono venuti via diversi chilometri fa, ora stanno chiedendo il vantaggio, vantaggio che dovrebbe essere addirittura salito dei due battistrada, quindi dovrebbe essere intorno al minuto il vantaggio di Iavazzo e di Fiore. Chiaramente qui si va a parlare di una volata a due un po' atipica. Sulla velocità Iavazzo dovrebbe essere favorito, visto anche il fisico su Fiore, però non si può mai dire. Iavazzo tra l'altro è in buona condizione, perché sul circuito di San Giuseppe è riuscito a reggere il ritmo di corridori come Orengo e come gli altri. Siamo già verso l'arrivo, si sta solo aspettando la volata, è volata e ha preso nettamente la testa il corridore del team Valdinievole, Luca Iavazzo, che ha già alzato le braccia al cielo per la vittoria, quindi va a vincere Luca Iavazzo la gara totale e soprattutto la categoria del secondo anno, davanti a Alessandro Fiore che è un secondo anno. Vediamo ora la volata del gruppo, chi la vincerà, ma vediamo di chi si tratta. Volata, vediamo la volata, esce fuori in questo momento Massimo Mezzasalma davanti a Lorenzo Guidi e a Gaggioli. Vediamo tre maglie del team Valdinievole lì davanti, vince la volata del gruppo Massimo Mezzasalma davanti a Gaggioli e a Guidi, che vanno praticamente a concludere la top 5 della categoria degli esordienti del secondo anno. Qui vediamo il replay della vittoria di Luca Iavazzo, veramente complimenti al corridore del team Valdinievole, vince la categoria del primo anno Edoardo Agnini del team Valdinievole davanti a Emanuele Favilli, nuovo campione provinciale livornese, terzo Giuseppe Seminale della Provincia Sportiva Mille Luci Ciclismo, quarto Tarabori e quinto Kovac. Questo è il primo anno, infatti qui vediamo il podio. Per il secondo anno a vincere il campionato provinciale livornese è stato Leone della Donoratico. Mentre stiamo vedendo ovviamente i vari podi, noi vi lasciamo alle interviste che sono state fatte. Purtroppo abbiamo solo l'intervista del primo classificato, ovvero Totale, ovvero Iavazzo, per problemi ovviamente di mezzi. Andiamo alle interviste.
Luca Iavazzo, team Valdinievole, grande vittoria per te quest'oggi. Sei riuscito a fare una grande fuga e poi a concludere con questa bellissima volata. Sì, è stata un'azione che provavo un po' per stancare il gruppo perché non mi sarei mai aspettato di arrivare fino all'arrivo. E a un certo punto mi ha raggiunto questo ragazzo dell'Empolese e ci siamo sempre dati cambi in maniera regolare, siamo arrivati all'arrivo e in volata ho avuto la meglio io.